Signori, buongiorno. Innanzitutto chiedo scusa del ritardo del quale partiamo col Consiglio Comunale, dopo avete ragione di motivazioni di questo ritardo. E prego il segretario di fare la scelta. Buongiorno. Corcolin, Comunale, Amani, Susanna, Maschietto. Turchetto, Pierobò, Persico, Simiele, Negro, Marco Verra. D'Agonzo, Carmenedo, Sacerdote comunicato che assente, Cusinitato, Carpiotto, presente, Cassarate, Biancon. Bene, quindi il Consiglio può iniziare, c'è la maggioranza. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta precedente, che diamo per letti. Favorevoli per alzata di mano? Sì, io. No, scusiamo, c'è la consigliera Cassarate che doveva intervenire. Sul verbale? Sì, esatto. No, chiedevo. Sì. Prego, consigliere Cassarate. Sì, grazie. Chiedevo, per quanto riguarda il verbale, uno dei primi punti, soprattutto sulla TARES, che venisse portato quanto da me detto in maniera concreta, perché il verbale proprio non è espletato completamente. Basta che sentire la cassetta e ricordare un po' tutto quello che è stato detto. Quindi non possiamo approvare il verbale oggi? Io ho fatto una mia richiesta, per cui chiedo di ricordare quello che è stato detto sulla TARES. Se parliamo di microfoni così poi rimane anche registrato. La sua richiesta, signor consigliere Cassarate. Sì, appunto, no, io chiedo che nel verbale venga riportato quello che ho detto io al Consiglio Comunale relativamente alla TARES. Prego, segretario. Vediamo se riusciamo a fare una domanda per capirsi. Lei vuole che nel testo del deliberato venga riportata pari pari la sua dichiarazione che io trarrò dalla sbobinatura, oppure sta dicendo che nella sbobinatura della discussione ci sono pari come è registrato nella delibera, nella delibera, sì, che quindi nel verbale di delibera ci sia integralmente la sua dichiarazione. Bene, quindi dobbiamo votare il rinvio dell'approvazione dei verbali della seduta precedente al prossimo Consiglio Comunale, dopo che quindi avremo trascritto in maniera dettagliata quanto è stato detto dal consigliere Cassarate sulla TARES. Grazie. Prego, il sindaco ha chiesto la parola. Allora, intanto iniziamo con un dibattito sereno, tranquillo, democratico. Oggi c'è all'ordine del giorno l'approvazione dei verbali sedute precedenti. Il consigliere Cassarà ha fatto un'eccezione, nel senso che vuole che venga integrata la sua dichiarazione, quindi sbobinata per intero la sua dichiarazione. Questa diventerà integrazione all'approvazione dell'ordine della seduta precedente, alla quale però io oggi
voglio votare perché a me sta benissimo quella che è presentata, pertanto non credo che bisogna rinviare, perché la prossima volta se un altro consigliere fa un'altra richiesta non la approveremo mai, quindi oggi c'è approvazioni verbali sedute precedenti, il consigliere ha fatto una richiesta, verrà integrata la richiesta, ma oggi chiedo che si voti il verbale del precedente consiglio comunale sul quale io personalmente non ho nessuna eccezione da fare. Segretario, su questa richiesta del sindaco? Allora, vediamo se si può fare così. Nel verbale di oggi metto che il consigliere Cassarà chiede venga inserita nella delibera quale, quella della Tares, la segue l'intera sua dichiarazione e la riporto come testo nel verbale di oggi. E quindi viene inserita, viene esplicitata nel verbale di oggi come integrazione al verbale dell'altra volta e poi si vota con questa integrazione. Consigliere Cassarà è d'accordo su questo, cioè oggi approviamo i verbali e il testo integrale di quello che lei ha detto verrà aggiunto al verbale del consiglio di oggi. Cioè, diciamo, cambia qualcosa se viene rinviato questo punto qui, integrato e votato la prossima volta? Cioè, agli effetti così dello statuto, cosa potrebbe cambiare? Cioè, Scusi, consigliere Cassarà, lei mi cortesemente mi dica se è d'accordo su questa proposta alternativa che le è stata fatta. Se è d'accordo, andiamo avanti, approviamo e integriamo. E tutto quello che lei ha scritto verrà inserito. Se invece lei non è d'accordo, andremo avanti a capire come si può fare. Prego. Sì, io chiedo che venga riportato nella seduta completa nel verbale quello di oggi. Nel verbale? Nella delibera di oggi. Quindi lei non è. La sua richiesta rimane ferma nel fatto che i verbali di oggi devono essere corretti con l'integrazione di quanto lui ha detto, esatto. Di quanto lei ha detto nel consiglio precedente. Esatto. E la ragione di questa richiesta posso saperla? No, ho fatto una domanda al consigliere Cassarà. Siccome io ritengo importante quello che ho menzionato nel consiglio comunale precedente, e che qui in questa delibera non è riportato, per me è la cosa essenziale quello che ho detto, perché non c'è traccia, altrimenti la traccia dovremmo trovarla nella bobina. Per questo. Consigliere Carpenedo, ha chiesto la parola. Grazie. Grazie. Allora, sì, poiché la delibera è un atto di consiglio che ha avuto una votazione, cioè ogni variazione di una delibera soprattutto richiede una ulteriore discussione e una votazione, per cui questa correzione non va fatta. Potrebbe essere fatta un'integrazione direttamente al verbale, ma certamente non alla delibera, perché altrimenti cade la delibera. No, stiamo parlando della delibera. Sì, lui parla della delibera. No, stiamo parlando del verbale. No, ci chiediamo. Oppure no, per cui io non sono d'accordo con questa operazione. Scusi, consigliere Cassarà, mi scusi, può confermare se ho capito bene? Mi ascolti un attimo. No, stiamo parlando di delibera, stiamo parlando di verbali della seduta precedente. Prego. All'interno della delibera, un attimo, adesso vedo, all'interno della delibera in questione vengono riportati alcuni sunti degli interventi dei consiglieri, sì. Nel quale il consigliere Cassarà non ha ritenuto corretto il riassunto fatto all'interno della delibera, quindi la sua dichiarazione verbale diceva una, all'interno della delibera è stata riportata un'altra, quindi lui chiede che venga messo a posto la delibera e quindi il contenuto della sua dichiarazione in delibera, se non ho capito male. E quindi adesso chiediamo al consigliere Cassarà di dirci qual è l'oggetto della direttiva, però ma dove? Quale? Punto?
consigliere può proporre delle integrazioni e delle modifiche. Queste andranno votate dal Consiglio, quindi adesso decideremo se intendiamo integrare il verbale e poi li voteremo il verbale. Perché no? Scusami. Perché lui solleva, quindi da chiedere un rinvio del. Perché lui solleva che all'interno della delibera e quindi c'è una dichiarazione che lui non ha detto. Sì, ma eventualmente lui doveva chiederlo prima. Lui doveva chiederlo quando abbiamo votato la delibera. No, perché la delibera viene pubblicata dopo. Allora, la prossima. Scusate, possiamo far parlare il signor Cassarà, il consigliere Cassarà, che è lui che ha fatto la richiesta e quindi. Prego, ho chiesto la parola all'assessore del Frendi. Sì, allora credo e esprimo il mio parere su tutta roba. Noi oggi abbiamo i verbali da approvare. Se nei verbali è stato riportato quanto detto dal consigliere Cassarà, perché sono stati sbobinati e quindi è stato riportato non quello che lui voleva, ma quello che è scritto, noi oggi approviamo il verbale. Per quanto riguarda eventuali difformità sulla delibera, non hanno niente a che vedere con l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Se ci sono dei problemi, li solleva di errore e andrà a verificarli e a correggerli con nel prossimo Consiglio Comunale, riportando la delibera in discussione. Allora, credo che si stia facendo un po' di confusione tra le delibere e i verbali. La delibera, mi ascolti consigliere Cassarà, la delibera è stata relativa al punto che lei si riferisce, è stata approvata dal Consiglio la volta scorsa e quella è una delibera che non si tocca. Fatemi finire per cortesia, la delibera non si tocca, è quella ed è stata approvata la volta scorsa. Questo documento che dobbiamo approvare oggi non è altro che il verbale, quello che il segretario trascrive nelle discussioni che avvengono durante i vari punti all'ordine del giorno. Quindi questa non è una delibera, fa riferimento alla prima, alla seconda, alla terza, alla decima delibera che abbiamo approvato. Se questo verbale che è stato trascritto non riporta integralmente quello che lei, siccome poi questo rimane agli atti, non riporta integralmente quello che lei voleva esprimere, è questo verbale che noi dobbiamo eventualmente integrare. Allora la proposta era, la delibera non si tocca, è stata approvata la volta scorsa. Non ditemi di no, per cortesia, sto parlando col consigliere Cassarà. Posso terminare per cortesia? Io non tolgo la parola, posso terminare? Ok. Allora, la delibera è stata approvata e quella non si tocca, perché è così. Questo verbale, lei dice, deve essere integrato. La proposta del segretario era, approviamo questo verbale con la nota, con l'integrazione, che sarà questo verbale integrato con l'integrale trascrizione dalla sbobinatura di quello che lei ha detto relativamente al punto all'ordine del giorno a cui si riferisce con la TARES, in modo da poter fare un passettino in avanti. Aspetti, voglio sapere, è accettabile quello che o no? Non stiamo parlando di integrare o di modificare delibere di consiglio comunale, solamente il verbale, che è un'altra cosa. Allora, io qui ho il verbale di deliberazione del consiglio comunale 30/11/2013, no? Segue la discussione come dalla registrazione agli atti in corso dei quali, in particolare il consigliere Cassarà esprime dubbi sulla costituzionalità della TARES, in quanto non collegata né al valore degli immobili né alla capacità contributiva dei contribuenti. Chiede la revisione del regolamento del tributo per favorire l'autonomo stato, eccetera, eccetera. Io chiedo che venga messo per intero quello che io qui in consiglio comunale ho detto. Segretario, vorrei sentire il segretario. Presidente, scusi. Vorrei sentire il segretario. Sì, posso prima di fare una cosa? Allora, prego, consigliere. Quello che ha detto lei, che la delibera è
stata approvata la proposta di delibera che non conteneva la, l'estratto di riassunto degli interventi consiglieri che viene segnato dal segretario di sorveglianza e poi trasferito alla delibera quando va in pubblicazione, così funziona la questione. Quindi quello che è stato approvato non è stato approvato interamente la delibera che oggi stiamo mettendo in votazione. Dico questo, adesso, dopodiché, in altre questioni abbiamo chiesto l'invio sui verbali delle sedute precedenti e sono stati fatti, sono state sistemate le delibere, ripubblicate e portate in consiglio la volta successiva con l'approvazione e approvati nella successiva. L'ho chiesto più volte anch'io perché avevo trovato all'interno della delibera delle dichiarazioni non conformi con quanto avevo detto. Non vedo il problema di rinviare alla prossima seduta consigliare l'approvazione dei verbali di questa seduta. L'abbiamo fatto in altre volte, in altre occasioni, cioè, mi sembra che stiamo arrampicando sugli specchi, tutto lì. Detto questo, ripeto, ci sono precedenti che anch'io mi faccia finire il consiglio di assessore Pesce, anch'io ho chiesto a volte che venissero rinviati i verbali e sistemate le dichiarazioni all'interno della delibera, puntualmente il segretario l'ho fatto, mi ha mandato la delibera corretta e pubblicata, tutto lì. No,
Prego la parola al segretario. Il consigliere Cassarà dichiara che la sua dichiarazione, come riportata nel verbale numero 65, quello relativo a Tares, anche a Tares, non corrisponde a quanto effettivamente esposto in quell'occasione. Come risulta da sbobinatura? Voto contrario. Bisognerebbe anche però, visto che vi è data la possibilità e stiamo dibattendo da mezz'ora su questa questione, non corrisponde, vi sarebbe anche l'opportunità data al consigliere di dire intendevo dire questo e scrivo due righe e poi si vota, ma mi pare che non sia neanche in grado di dire quello che voleva esprimere in quell'occasione, perché altrimenti ne ha piena facoltà e opportunità il segretario a disposizione per verbalizzare cosa intendeva dire, ce lo vuole dire il consigliere. Non è che io cosa intendevo dire, perché l'ho detto l'altra volta in maniera abbastanza chiara, è che volevo portare integralmente come la nominatura quello che ho detto. Quindi l'assunto non è in grado di dirci cosa voleva. L'altra volta mi sono stato abbastanza chiaro per quando dicevo che cosa fa questa amministrazione relativamente alla Tares, ho chiesto che facesse un comportamento e si comportasse così come hanno fatto tutte quante le altre amministrazioni locali del comune della provincia di Treviso. Scusi consigliere Cassarà, vorrei cercare di riassumere un attimino. Abbiamo preso atto di quello che lei ha detto. Il segretario ha trascritto quello che ha appena letto nel verbale, quindi quello che lei chiede sarà sicuramente completato. Passiamo ora alla votazione del primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente, tenendo conto di quelle che sono le sue osservazioni che il segretario ha registrato. Cerchiamo di dare un taglio. Allora, passiamo al voto per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Un contrario? Astenuti? Due astenuti. La delibera passa. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Ci sono delle comunicazioni del sindaco, un paio di cose che volevo dire anch'io. Volevo intanto dare il benvenuto alla classe 5C della scuola Enrico Totti e la maestra Ceresa che li ha accompagnati, ai ragazzi che oggi vengono per assistere, penso, per la prima volta ad un consiglio comunale. Spero che rimangano soddisfatti. L'altra comunicazione è relativa alle comunicazioni che sono arrivate del consigliere Sacilotto e del consigliere Biancon, che per motivi, per precedenti impegni, non possono essere presenti al consiglio comunale odierno. Passo quindi la parola al sindaco per le sue dichiarazioni. Sì, avevo un paio di comunicazioni da fare al consiglio. Uno è una premessa, è quella di un ordine del giorno che è stato presentato per la discussione, quindi anche con l'espressione di voto di consiglio comunale dalla Coldiretti, ufficio di zona di San Mauro di Piave, sul quale indicherei vorrei potesse essere a fine di questo consiglio comunale, dopo i punti all'ordine del giorno già inviati e sui quali abbiamo i testi, e di poter affrontare questo tipo di sollecitazione che ci viene data da Coldiretti con un'espressione di voto, anche seppur sintetica, e sul quale appunto ci sarà una proposta del sottoscritto che spero poi sia condivisa anche dall'intera maggioranza. Quindi solo come comunicazione per lasciare poi l'intervento anche da parte di tutto il Consiglio alla fine degli ordini del giorno che ben conosciamo.
Una seconda comunicazione è quella di nomina fatta il 19 dicembre, ultimo quarto giorno, giovedì precisamente. Sapete che l'8 di dicembre abbiamo inaugurato quindi il centro, il nuovo centro culturale del San Insicher. Abbiamo individuato, e quindi ho individuato, una serie di persone per poter, una sorta di comitato, per poter poi programmare assieme all'amministrazione comunale al meglio l'azione culturale appunto del centro per la sua ottimizzazione dal punto di vista della programmazione e dell'intensificazione di tutte quelle attività culturali che possono essere messe in campo su questa nuova struttura. Pertanto vi do lettura del decreto di nomina di questo comitato che sarà chiamato Pensiamo Mugile per la cultura. Visto l'articolo 9 del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini per l'utilizzo di beni e strutture comunali per lo svolgimento delle attività convenzionate, eccetera, ai sensi del quale, al fine di coordinare lo svolgimento da parte degli organismi associativi delle attività di promozione sociale o di pubblico interesse convenzionate con il comune, nonché l'utilizzo degli immobili comunali dati in concessione, il sindaco può costituire un apposito comitato, e il comitato è presieduto dal sindaco stesso o dall'assessore delegato ed è composto da non più di 5 esperti di nomina sindacale. Gli esperti possono essere scelti anche tra i componenti del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 54. Data la recente inaugurazione appunto del nuovo centro culturale di San Insicher, ove convoglieranno non solo la biblioteca comunale ma anche tutte le attività culturali del nostro territorio, è ritenuta opportuna e utile la costituzione di un comitato con funzioni di concorso nella formazione dei programmi annuali di attività culturali pubbliche, ivi denominato Comitato Pensiamo Mugile per la Cultura. Valutato di chiamare tre esperti a far parte del predetto comitato Pensiamo Mugile per la Cultura, nonché di fornire alcuni indirizzi per l'operatività del comitato medesimo, visti i curricula depositati e gli atti del Comune, nomina i signori Andrea Zelio, Emanuela Forner, Antonella Camin, quali componenti del comitato Pensiamo Mugile per la Cultura. Il comitato si auto-organizza al proprio interno, sia per quanto riguarda il funzionamento delle cariche interne, esso si relaziona con il dirigente comunicandogli la convocazione delle riunioni, alle quali il dirigente può partecipare, di sua iniziativa o su richiesta del comitato stesso. Del comitato fa parte responsabile dell'unità operativa cultura, biblioteca, sport e tempo libero. Il sindaco, qualora poi ci sono tutta una serie di regolamenti che ovviamente possiamo mettere ai segretari a disposizione dei consiglieri, che regolamentano un po' sia le procedure che il lavoro e l'operatività appunto del comitato. Volevo dare comunicazione al consiglio che vi è questo nuovo istituto, chiamiamolo così, a supporto dell'attività del centro culturale stesso. Sergio. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, sono le domande di attualità. Mi pare che nella notte qualcosa sia arrivato. È una domanda di attualità che è arrivata dal consigliere Capiotto, se vuole darne lettura, grazie. Sì. Allora. Incontro dell'amministrazione comunale a Croce del 24 gennaio 2014. Il sottoscritto Massimiliano Capiotto, in qualità di consigliere comunale del gruppo di Progetto Democratico, ha appreso da un volantino allegato al notiziario ufficiale Mugile Comunica che in data 24 gennaio 2014 l'amministrazione comunale incontrerà i cittadini della frazione di Croce per illustrare l'azione amministrativa e recepire eventuali problematiche del territorio. Luogo dell'incontro sarà il centro polivalente in piazza Tito Acerbo. Premesso che con nota protocollo 8662 del 30 maggio 2011 il sindaco comunicava agli allora capogruppo consigliari che l'utilizzo del locale in parola è consentito e limitato solo in periodo di campagna elettorale, amministrative, politiche europee e referendum, come precisato nei disciplinari d'uso della struttura stessa. Che in più occasioni è stato inibito l'uso della struttura in oggetto ai consiglieri comunali di minoranza per le relative iniziative nell'esercizio delle loro funzioni.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede se sia stato modificato disciplinare l'uso dei locali in modo da permettere l'incontro di qui sopra l'amministrazione comunale, non essendo periodo di campagna elettorale. 2. Se in virtù di tale incontro i locali del centro polivalente di Croce potranno essere quindi utilizzati da tutti i consiglieri comunali per incontri e riunioni che riterranno necessari nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di garantire anche alle minoranze parità di trattamento. Grazie. Consigliere, risponde il sindaco. Sì, ho visto la domanda d'attualità pervenuta alle 22.04 di ieri sera, sulla quale ogni volta, credo che sia giunto anche il momento di dover anche regolamentare l'uso delle domande d'attualità, perché alle 22.04 ovviamente non vi è né l'apertura degli uffici comunali, quindi neanche la possibilità di potersi documentare, pertanto porteremo in una prossima giunta l'apertura e la modifica del regolamento in questo senso, che le domande d'attualità siano pervenute almeno 24 ore prima, per dar modo agli assessori o chi è interrogato di potersi documentare. Non mi pare neanche corretto dal punto di vista procedurale presentare domande d'attualità alle 22.04, sapendo che il regolamento prevede di inoltrarle fino a un'ora prima del Consiglio Comunale. Quindi, se questa sua è strumentalizzazione in un certo senso, perché alle 22.04, ripeto, non ci sono queste possibilità, io oggi dovrei risponderle, tutto ciò permesso chiede, dovrei dire il punto 1 no, punto 2 no, è soddisfatto, chiudiamo così la questione. Se dovesse essere... Allora, siccome invece stiamo facendo amministrazione e ritengo che le questioni devono essere affrontate in termini molto più distensivi e costruttivi, la sua domanda oggi prevederebbe un no, no, soddisfatto o rimborsato, bene. Invece mi sembra che sia più opportuno parlare con altri toni e in modo più costruttivo, dicendo che l'amministrazione comunale, e quindi intesa la Giunta, ha la necessità e anche l'obbligo, diciamo, istituzionale importante di incontrare i cittadini non solo nella sede istituzionale del comune ma anche nel territorio. Era una promessa anche elettorale fatta che durante il mandato elettorale il sindaco e la giunta potessero in modo itinerante sentire i cittadini delle frazioni, per lo più delle frazioni perché il capoluogo poi è anche più attento ma soprattutto più vicino alla parte istituzionale, invece le frazioni magari ci sono anche dei problemi, delle problematiche particolari che devono essere affrontate con i residenti in quelle località, in quelle frazioni. Quindi abbiamo preso, appunto abbiamo segnalato 4 date utili nel mese di gennaio per girare per il territorio e sentire le istanze del cittadino. Credo che sentire le istanze dei cittadini come giunta, quindi come attività amministrativa, sia una logica conseguenza del rispettamento del mandato per il quale siamo stati eletti. Pertanto, se la giunta, invece di ricevere come normalmente riceve settimanalmente i cittadini, va a Milleperti, che a Croce e Caposile e anche a Musile, in un'uscita ufficiale della giunta, ripeto, dell'amministrazione, non sta facendo politica, sta facendo amministrazione. Pertanto va a dire ai cittadini: noi stiamo facendo questo, queste sono le nostre disponibilità, queste sono le nostre priorità, dateci anche dei consigli, dei suggerimenti, perché poi gli incontri pubblici servono anche per ottenere dei suggerimenti da parte dei cittadini su questioni che magari ritengono di primaria importanza e sulle quali noi magari avremmo o abbiamo, le abbiamo messe di secondaria importanza, e quindi diventa un dibattito trasparente e corretto con i cittadini. L'altra cosa è il dibattito delle questioni politiche fatte per altre finalità. Non nego comunque che, visto che siamo in rinnovo della convenzione con il centro di Croce, potrebbero esserci anche delle variazioni dal punto di vista del disciplinare di utilizzo. Questa norma, questa lettera che citava il consigliere, è una lettera del 2011, appunto di un paio d'anni fa. Potrebbe esserci anche una regolamentazione diversa della struttura, però deve essere sempre vista nell'espletamento della carica consigliare, in questo senso dell'amministrazione o anche dell'opposizione, e quindi con pari dignità e quindi utilizzata di modo corretto. Su questo non stiamo parlando, stiamo dibattendo proprio perché è in questo periodo il rinnovo dell'utilizzo appunto di quel centro a cui lei faceva riferimento, e quindi vi potrà essere anche un'apertura.
Però nel merito della domanda noi andremo a Croce, come andremo a Villeperti, come andremo a Caposile e Capoluogo, e ovviamente quando la Giunta si presenta ai cittadini per il relazionare su qual è l'iter amministrativo procedurale dell'azione del nostro comune, ovviamente non può presentarsi, con tutto rispetto, in un'osteria o in un bar, si presenta in istituzionali, e non siamo, ripeto, in campagna elettorale, stiamo solo spiegando, vorremmo spiegare ai cittadini come ci è stato richiesto, non fatevi vedere ogni 5 anni solo per avere il voto, ma arrivate nel territorio periodicamente per relazionare su quello dello stato delle cose. Su questo impegno noi andiamo, non ce l'ha ordinato nessuno, andiamo ad affrontare anche qualche muso duro, perché qualche critica sicuramente ci sarà, specialmente in questo momento difficile dove la politica ha difficoltà a dare risposte, ma andiamo perché è il nostro ruolo istituzionale, andiamo anche a prenderci magari qualche reclamo da parte del cittadino, ma questo fa parte dell'azione, ripeto, amministrativa, non c'entra nulla con la politica, siamo fuori da qualsiasi campagna elettorale, parliamo solo di musile delle nostre problematiche. Grazie consigliere Capiotto, soddisfazione. Permetto una cosa, a noi c'è stato vietato, sindaco, l'utilizzo della struttura per esercizio delle funzioni di consigliere comunale su iniziative che noi ritenevamo giuste per il territorio di Musile. E mi spiego. Lei ha perfettamente ragione di andare in giro per il territorio di Musile a illustrare la sua attività amministrativa, ma se permette, l'opposizione, l'attività amministrativa dell'amministrazione la vede magari con un'altra ottica e ha tutto il diritto di dare il proprio punto di vista sull'operato dell'amministrazione. Ed è questo che abbiamo fatto, abbiamo cercato di fare anche gli anni scorsi, quando in più occasioni da una questione sulla TAV o sulla Treviso Mare, sulle vie del mare, abbiamo chiesto di fare un incontro a Croce all'interno della struttura polivalente di Piazza Vittorio Sacco, ci è stata negata. E dico perché? E dico anche, sindaco, che devono essere date alla minoranza gli stessi diritti che ha la maggioranza di esercitare le proprie funzioni. Quindi se lei mi sta dicendo che andrà nel centro polivalente di Croce, qui chiedo anche al segretario comunale, o si usano due pesi e due misure in cui c'è un'istituzione che è l'amministrazione intesa come giunta e i consiglieri non sono più istituzioni, sono semplicemente appartenenti a gruppi politici, che non è così, perché ripeto, ognuno fa l'amministrazione nel modo in cui ritiene opportuno fare. Quindi ci sono dei ruoli e ne sono consapevole, ma ci sono dei ruoli anche da rispettare all'interno della minoranza, e su questo sto dicendo che nel momento in cui viene accesso all'utilizzo della struttura da parte dell'amministrazione comunale con istituzioni, deve essere data possibilità di fare iniziative da parte dei consiglieri di minoranza all'interno delle stesse strutture, perché sennò si utilizzano due pesi e due misure. Per cui io non sono soddisfatto della risposta del sindaco, chiedo pertanto anche al segretario comunale che mi dia un parere sulla questione, perché non si possono utilizzare per fini istituzionali, quindi anche i consiglieri comunali avranno diritto tutti, sia di maggioranza che di minoranza, di utilizzare la struttura nell'esercizio delle loro funzioni. Grazie. Grazie consigliere Fabiotto. Sindaco. Sì, solo per replicare. Allora, un conto è l'azione amministrativa, nel senso stretto la giunta che va a illustrare il programma amministrativo e a recepire eventuali osservazioni. Un conto è fare incontri politici sulla TAV, per esempio, dove si invitavano esponenti o parlamentari di zona o europarlamentari per spiegare le questioni. Questa è attività politica, non è amministrativa, è tutta un'altra cosa. Noi parleremo di azione amministrativa, voi siete liberi di venire a sedere sui tavoli e aprire un dibattito, come è giusto che sia in una serata normale. Ci saranno i nostri consiglieri comunali, ci sarà il consiglio. Ovvio, cercheremo di non portare la bagarre sulle frazioni, però spiegheremo come stanno le cose, tutto nell'ambito territoriale di Musile di Piave. Non è azione politica, è azione amministrativa e di buon senso. Grazie. Attendo comunque dal segretario una relazione a riguardo, cioè o si utilizza o si dà un parere, più che una relazione, un parere sulla questione, perché o c'è un disciplinare d'uso che regolarizza la struttura ad oggi per attività di una certa natura, o ce n'è un altro che io non conosco.
perché ripeto, a noi c'è stato inibito l'utilizzo della struttura in più occasioni. Va bene il segretario Sejuano per la sua richiesta. Certo, chiede parere il segretario Sejuano. Passiamo. Non ci sono altre domande di attualità, mi risulta. Quindi passiamo al quarto punto ordine del giorno, interpellanze e interrogazioni. È giunta una interrogazione da parte del consigliere Capiotto. Se vuole darne lettura. Lavori di manutenzione del plesso scolastico Enrico Toppi. Qui sottoscritto la domanda rivolta all'assessore ai lavori pubblici e all'assessore alla pubblica istruzione. Mi scusi, sì. Consigliere Capiotto, mi scusi, poi la sto interrompendo nel leggere. Chiedo un minuto di sospensione al Consiglio Comunale perché la scolaresca ci deve lasciare. Il sindaco a nome dell'amministrazione voleva dare una copia della Costituzione, anche perché i bambini uscendo poi ovviamente un minimo di vibrazione la creano. Un minuto di sospensione. Ok, grazie. Se magari mi fila Liliana, facciamo così. Ciao. L'interrogazione è rivolta all'assessore ai lavori pubblici e all'assessore alla pubblica istruzione. L'oggetto è i lavori di manutenzione del plesso scolastico Enrico Toppi. Allora, io del sottoscritto, mi segnalo che ero in qualità di consigliere comunale del gruppo di progetto democratico, ha preso che sono in fase di realizzazione lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti presso il plesso scolastico Enrico Toppi di Musile. Premesso che tali lavori stanno recando notevoli disagi agli alunni e al personale docente che devono lasciare le classi abituali per spostarsi in altre aule durante la pausa degli infissi, oltre che per la presenza di rumore, via vai di operai, porta principale spalancata per l'approvvigionamento del materiale, con possibili problemi anche di sicurezza. Inoltre è stato segnalato allo scrivente che gli operai fumavano all'interno del plesso scolastico e o nelle aule durante i lavori, non curandosi dei divieti della presenza degli alunni e del particolare luogo dove operavano. Preso atto di quanto sopra, il sottoscritto chiede: perché i lavori in parola non sono stati eseguiti, in questo particolare periodo dell'anno scolastico e non siano stati programmati durante le vacanze natalizie, pasquali o estive, evitando in tal modo i disagi di qui sopra? O in subordine, in caso di lavori indifferibili per qualsivoglia motivo, non si sia considerato di eseguirli dopo il normale orario scolastico? 2. Perché non si è valutato di spostare alcune classi durante il periodo dei lavori nel nuovo centro culturale Sicker, visti gli spazi presenti al fine di limitare i disagi e i problemi di sicurezza? E 3. Infine, quali siano stati i motivi del mancato coordinamento e della mancata sorveglianza dei lavori che hanno provocato questi disagi?
La risposta alla presente interrogazione con un riferimento agli specifici quesiti posti e richiesta anche in forma scritta. Ringrazio per l'attenzione e porto il discorso. Grazie. Grazie. Prego, consigliere Persico. Sì, avrei voluto dare una risposta molto più lunga, però cercherò di essere molto sintetico. Riscontro all'interrogazione del 12-2-2013 in merito ai lavori di manutenzione del plesso scolastico Enrico Totti. Con la presente si riscontra l'interrogazione in oggetto, datata 12-2-2013, pervenuta il 13 dicembre, e si precisa quanto segue. I lavori di sostituzione di parte dei sedimenti dell'Istituto Comprensivo Enrico Totti sono stati realizzati da parte della società cooperativa Manutencoop Facility Management S.p.A. che effettua il servizio di gestione calore degli immobili comunali come intervento di efficientamento energetico del valore pari al 10% dell'importo del contratto di appalto e del servizio stesso, con costi a proprio carico. E sono stati affidati da parte di quest'ultima ditta alla Italser SNC di Marconi, ditta di propria fiducia e comprovata esperienza. In merito alle modalità e le tempistiche adottate per l'esecuzione dell'intervento, le stesse sono state tutte concordate con il dirigente scolastico, che ha previsto una programmata rotazione delle classi per permettere l'esecuzione più rapida possibile dei lavori, al fine di poter beneficiare quanto prima dell'installazione dei nuovi serramenti sia dal punto di vista acustico che del comfort termico. Presso gli uffici dell'area tecnica non risulta pervenuta alcuna segnalazione in merito ai disagi da lei lamentati. Per quanto riguarda il secondo quesito da lei posto, io spero vivamente che sia una battuta di spirito, in quanto ritengo che lei sappia che nei locali del centro culturale vi sono stati